Stefano Santarossa è presidente dei radicali friulani. Cos'è una proposta? Mappe, mappone, cos'è sta roba qua? Per informare i cittadini, in particolare di San Quirino, sono consigliere comunale, che c'è un progetto che invaderà l'attuale parco, il parco di Villa Cattaneo. Beh, è enorme però, dai. Benissimo, allora in questo parco... È enorme questo parco, dai. Un parco che deve rimanere parco. Sì, ma cosa fa? Non deve diventare la piattaforma di atterraggio della, di una orribile astronave che il comune di Cordenone si intende e di San Quirino insieme, perché questo è un progetto che coinvolge più comuni, destra e sinistra. Ma cosa deve fare questo? Questo è un'astronave, è un centro culturale da realizzare all'interno del parco. Vetro? Tutto in vetro. Vetro, una serra? Cosa vogliamo fare? Ma io... Allora, il concetto è, partiamo dal contributo, 2 milioni di euro. Questo è la delibera dell'Aster. Cosa servivano questi 2 milioni di euro? Per verificare la possibilità di recuperare edifici esistenti al fine di porre in essi attività connesse con il progetto dell'ecomuseo. Magicamente il progetto si trasforma in un nuovo edificio, in nuovo cemento, vetro, acciaio, quello che vogliamo, senza un concorso di idee, senza una sensibilità verso quel territorio. C'è Villa Cattaneo, c'è il centro storico di San Quirino. Noi riteniamo, e questo lo dico a destra e a sinistra, perché qui è colpevole anche l'amministrazione di Cordenone, che quando si interviene sul patrimonio culturale, ambientale, bisogna farlo con attenzione, anche perché succede che i progetti si fermano. Questo progetto, infatti, è tanto strombazzato dall'amministrazione di San Quirino, è stranamente bloccato. Noi l'avevamo detto al sindaco di andare su un altro tema, quello della riqualificazione dell'esistente, recuperare, rottamare l'edilizia non di valore, non occupando un nuovo territorio. Quindi coloro che vogliono sostenerci in questa azione contro l'invasione delle astronavi nel parco di Villa Cattaneo possono chiamarmi, lascio il mio numero di telefono 348-407-7901 o visitare il sito www.radicalifriulani.it. Grazie a Stefano Santarossa. C'è un servizio